Ciao a tutti ragazzi, è terminata Napoli Pro Vercelli, amichevole a Di Maro ragazzi per questa sessione estiva che praticamente ci sta abbottando i coglioni perché veramente il mercato è noioso, il Napoli quest'anno ci sono stati gli europei, quindi non ci sono neanche i migliori giocatori e dunque oggi siamo costretti a assistere a un amichevole che termina 1-0 con un solo gol, quello di Osimhen, con era una partita di un livello tecnico tutto sommato molto basso, secondo me. L'amichevole molto noiosa, detto tra noi. Poi magari c'è qualcuno che ha trovato anche degli spunti interessanti, ma io mi sono principalmente annoiato mentre guardavo la partita, sinceramente. Allora, 1-0. Vabbè, premesso che è un Napoli svuotato di tutti i migliori giocatori possibili, questo lo si sa, mancano Mertens, Fabian Ruiz, manca Di Lorenzo, Insigne, anche Meret, Ospina, manca Lozano, insomma, mancano un bel po' di giocatori, quelli più forti principalmente. Contro un avversario da Pro Vercelli che comunque c'ha tutto da guadagnare in queste partite perché comunque ha messo in mostra qualche giocatore buono che loro hanno. Sì, è una squadra di Serie C per carità. E per me queste amichevoli, ragazzi, contano fino a un certo punto. Per me oggi il Napoli ha fatto una buonissima amichevole in realtà, un po' noiosa chiaramente la partita in sé, ma buonissima amichevole se vediamo la prestazione di Zedatka, la prestazione di Zanoli, la prestazione di alcuni giocatori della primavera che tipo Forlornuncio, come cavolo si chiama, che ha fatto tutta la partita. Insomma, ci stanno questi giocatori qua che si sono messi in ombra, in ombra, sì, in luce. Per il resto poi abbiamo un Osimhen che oltre al gol si è divorato di tutto e di più. Ok, non lo giudico, vi ho detto, questa amichevole per me conta fino a un certo punto. Non vuol dire che se in questa amichevole Osimhen sbaglia il gol, li sbaglierà anche in Serie A, no? Però, cavolo, certi gol si è mangiato che veramente non capisco come sia possibile. Al di fuori del fatto che ha giocato una partita comunque strepitosa perché saltava l'uomo, è propositivo, i palloni in aria erano tutti suoi, ok. Gli è mancato il gol, nonostante sia l'unico autore della rete di questa partita. Poi Koulibaly che si fa saltare dai giocatori di Serie C, altra cosa che i tifosotti andranno a criticare, come vi ho detto, questa amichevole, ragazzi, è da prendere con le pinze, chiaramente. E quindi questo, ragazzi, purtroppo livello tecnico molto basso. Ho visto una Pro Vercelli che è stata lì a farsi prendere a schiaffi dal Napoli, in particolare. E è stato più che altro interessante vedere giocatori che normalmente nel Napoli non giocherebbero. Per esempio, io Zedatka, ragazzi, me lo terrei tranquillamente, me lo porterei tranquillamente appresso nella lista dei convocati dopo la partita che ho visto oggi. Veramente mi ha impressionato l'atteggiamento di questo ragazzo perché è un 2002, se non erro, Zedatka, quindi dell'età mia circa, e ha personalità, ragazzi, detto sinceramente, ha molta molta personalità e quindi andrebbe premiato. Un As, ragazzi, un As, forse uno dei migliori. Altro giocatore che nel Napoli per me non può mai giocare, ragazzi, non mi piace, per favore, non lo voglio vedere nel Napoli, però per esempio per una squadra di salvezza un As sarebbe l'ideale. Quindi era importante per vedere questi giocatori qua, sta partita. Per il resto, Rahmani, buono. Contini e Idiasiak, i portieri, ottima prestazione. Che abbiamo più Zanoli, forse è stato l'unico un poco più messo in ombra. Ma insomma, la partita serviva a questo. Partita che è stata trasmessa in chiaro su Canale 21. Sinceramente, mi sono un po' cringiato quando ho sentito Umberto Chiariello che faceva la telecronaca. Mannaggia la miseria, quello già mi sta antipatico da opinionista. Poi devo sentirmelo che commenta il Napoli. Ragazzi, non ce l'ho fatta, sinceramente ho tenuto il volume molto molto basso perché non volevo sentire Chiariello commentare le partite del Napoli, sinceramente. E per il resto, questo. Ditemi voi che partita avete visto. Io mi stavo quasi addormentando a un certo punto, comunque vabbè, me la sono vista tutta alla fine. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, sempre comunque Forza Napoli. Ciao a tutti.